Ciao ragazzi, oggi la nostra pratica sarà focalizzata sulla forza, quindi prepariamoci. Ci mettiamo a guardia del nostro tappetino, all'incirca 20 cm dal bordo, mani lungo i fianchi, ci concentriamo solo sulla respirazione. Inspiro dal naso e espiro sempre dal naso. Inspiro ed espiro. E ora inspiro, sollevo le braccia, le porto verso l'alto, espiro, porto le mani sulle ginocchia. Inspiro, allineo la colonna, espiro, curvo la schiena, guardo in direzione dell'ombelico. Inspiro, riallineo la colonna, espiro, piego le braccia, i gomiti sono aperti verso l'esterno, avvicino il petto alle cosce. E ora inspiro, riallineo la colonna, espiro, curvo la schiena, inspiro, riallineo, espiro, piego le braccia. E questa volta portiamo subito le mani ai lati dei piedi. E ora inspiro, allineo la colonna, guardo avanti. Espirando, arrivo alla posizione del gatto. Inspiro, inarco la schiena, guardo verso l'alto. Espiro, curvo la schiena, guardo in direzione dell'ombelico. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ed espiro. E ora inspiro, porto avanti le mani e avvicino il petto e la fronte verso il tappetino. Ora inspiro e espirando porto il braccio sinistro sotto il braccio destro. Inspiro, ritorno. Espiro, porto il braccio destro sotto il braccio sinistro. E inspiro, ritorno. Posiziono le mani sotto le spalle, stendiamo le braccia. E ora inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto. E espiro, stacco la mano sinistra da terra. E rimango in posizione. Espiro, appoggio. E ora inspiro, stendo la gamba sinistra. Espiro, stacco la mano destra. Espiro, appoggio, puntiamo le dita sul tappetino ed espirando stendiamo le gambe, spingiamo il bacino verso l'alto, cane faccia in giù. Ora inspiro, piego le gambe. Ed espirando stendo. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro stendo. E ancora una volta. E rimango. Sguardo in direzione dell'ombelico. Allontano le spalle dai lobi. E ora inspiro, piego le gambe, guardo avanti. Con due passi porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, allineo la colonna e espiro, ritornando. E ora inspiro, perno all'anca, salgo su, porto le braccia verso l'alto. E espiro, Samasthiti. E inspiro. Espiro, perno all'anca, scendo giù. Inspiro, allineo la colonna e espiro, due passi indietro. E ora nella posizione di piegamento e rimaniamo. Inspiro, espiro, piego le braccia e adesso appoggio la fronte sul tappetino, le mani sono lungo i fianchi, palme delle mani verso il basso, devo staccare solo le gambe da terra, espiro, appoggio, inspiro ed espiro.
E ora stacco oltre i piedi sia le mani che la fronte del tappetino. Adesso porto le mani all'altezza del petto, vicino al petto, lavorando solo con la muscolatura della schiena. Inspiro, lavoro. Espiro, scendo. Inspiro. Ed espiro. E l'ultima volta, salgo completamente su, stendo le braccia, stacco il bacino e le ginocchia da terra, il peso solo sulle mani e sul collo del piede. Cara, faccio in su. Io respiro, vado in balasana, ci segniamo sui talloni. Inspiro, vado nella posizione gatto contro il dito sul tappetino, inspirando, cara faccia in giù. E ora inspiro, carico il peso in avanti, ritorno nella posizione di piegamento. Inspiro, chaturanga. Inspiro, cara faccia in su, espiro, balasana. Inspiro, posizione gatto con le dita sul tappetino, espiro, cara faccia in giù. Inspiro, ritorno alla posizione di piegamento, espiro, chaturanga. Inspiro, cara faccia in su, espiro, balasana. Io inspiro, posizione del gatto con le dita sul tappetino, espiro. La faccio in giù e inspiro, carico il peso, posizione di piegamento e espiro, chaturanga. Inspiro, cane faccio in su, espiro, rollo subito sul collo del piede, cane faccio in giù e inspiro, posizione di piegamento e chaturanga. Inspiro, cane faccio in su, espiro, cane faccio in giù e inspiro, piego le gambe, guardo avanti con due passi, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, allineo la colonna, espiro, Uttanasana, e ora inspiro, Parnamanca, salgo su, espiro, Sanasiddhi, espiro, Parnamanca, scendo, inspiro, allineo la colonna, espiro, due passi indietro, rimaniamo, i piedi sono uniti dietro, e ora sposto il peso, carico, e stendo il braccio adesso verso l'alto. Se riusciamo, seguiamo il movimento della mano. Espiro, scendo e cambio. Andiamo dall'altro lato. E ritorno. E ora inspiro e espiro, chaturanga. Inspiro, cane faccio in su. Espiro, rollo sul collo del piede, cane faccio in giù. E ora inspiro, piego le gambe, espirando, appoggio le ginocchia, andiamo nella posizione del gatto. Stendiamo la gamba destra indietro, ruotiamo completamente tutto il corpo verso il lato destro, solleviamo il braccio e ora inspirando allungo il braccio destro in avanti, contemporaneamente stacco la gamba destra. E ora piego sia il braccio che la gamba, gomiti e ginocchio si toccano e estendo. Piego e estendo. Stendo e ora espirando, appoggio il piede, porto la mano lungo il fianco, ruoto il corpo, inspiro e espiro, chaturanga, inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, piego le gambe e espirando, appoggio le ginocchia sul tappetino, inspiro, ruoto completamente tutto il corpo sul lato. E ora inspiro, allungo il braccio sinistro in avanti, sollevo la gamba verso l'alto.
Io respiro, porto la mano lungo il fianco, appoggio il piede a terra, ruoto il corpo. E ora espiro, chaturanga. Inspiro, cara faccia in su. Espiro, cara faccia in giù. E ora inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con due passi, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, allino la colonna, espiro, tanasana. E ora inspiro, perna larga, salgo su. Espiro. Savasthiti. Adesso facciamo un passo indietro con la gamba destra. Mani sui fianchi, inspiro, apro il petto, espiro, perna larga, scendo giù. Avviciniamo la testa verso il tappetino. Inspiro, ora afferro con l'indice medio la luce, inspiro la mia colonna, espiro, piego le braccia, porto la testa verso il tappetino. E ora inspiro, appoggio le mani sul tappetino, da qua extra la punta del piede sinistro, andiamo in crociata, solo sulla gamba sinistra. Mani in posizione di preghiera davanti al petto. E ora inspiro, ritorno, braccia su e espiro, vado in crociata dall'altro lato. Inspiro, ritorno, apro le braccia di lato, piego solo la gamba destra e fermo. E ritorno, Savasthiti. E ora inspiro. Espiro, perna larga, scendo giù. Inspiro, allungo la colonna. Ora con un balzo, porto i piedi indietro e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù e rimango in postura. E ora inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto, espirando, inspirando, scendo giù e porto il ginocchio verso il petto, la gamba non si appoggia mai, è sempre sollevata dal tappetino. Espiro, ritorno su. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ed espiro. E ora inspiro, porto il ginocchio verso il gomito opposto. Espiro, torno. Inspiro, porto il ginocchio verso il gomito dello stesso lato e ritorno. E nuovo, incrociando. E lo stesso lato. Espiro, poggio il piede a terra. Inspiro, piego le gambe, vado avanti. Con un balzo, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, espiro. Uttanasana, ora inspiro, perna larga, salgo su. Espiro, Samasthiti. Inspiro, espiro, perna larga, scendo. Inspiro, allungo la colonna, espiro, balzo e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, sollevo la gamba e scendo giù portando il ginocchio verso il petto. Espiro, ritorno cane faccia in giù. Inspiro, espiro, inspiro. Espiro e ora inspiro, porto il ginocchio verso il gomito opposto. Espiro, cane faccia in giù. Inspiro, porto il ginocchio verso il gomito dello stesso lato. Espiro, ritorno. Inspiro, gomito opposto. Espiro e ora inspiro. Espiro, ritorno, cane faccia in giù. Appoggio il piede a terra. Inspiro, piego le gambe. Con un balzo, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, espiro. Uttanasana, ora inspiro, perna larga, salgo su. Espiro, Samasthiti.
Adesso facciamo un piccolo passo indietro. Mani sui fianchi, con un piccolo balzo, apro i piedi. Inspiro, apro bene il petto, espirando per non anche scendo giù. Ora afferriamo con l'indice degli agici. Inspiriamo, espirando piego le braccia, spingo i gomiti verso l'esterno, avvicino il petto alle cosce. Il peso è sempre sulle dita, quindi provate a staccare i talloni per capire se il vostro peso è ben bilanciato. E ora inspiro, ora porto il palmo della mano sotto la pianta del piede. Caricate bene il peso sulle dita, non vi preoccupate. E ok, allungo. E ora inspiro. Sciolgo la posizione, porto le mani sui fianchi e inspiro. Ritorno su. Espiro. Siamo assiti. Ora, Bakasana. Proviamo, vediamo. Sicuramente le prime volte non è proprio semplicissimo, ovviamente. Ci vuole molto equilibrio, molta forza e bisogna capire bene dove appoggiare il ginocchio. Non demoralizzatevi, non bloccatevi. Piano piano con la pratica vedrete che pian piano vi riuscirà la postura, vi riuscirà l'asana. Apportiamo le mani sui fianchi, apriamo leggermente i piedi e ora inspiro, sollevo le braccia, espirando scendo giù. Appoggio le mani proprio davanti ai piedi, appiegate le braccia, caricate il peso sulle mani, appoggiate il ginocchio proprio sul tricipite. Iniziamo a staccare solo un piede. Appoggio e quell'altro. Mi raccomando, soprattutto anche se avete delle creme addosso, è molto difficile. Mi cercate proprio di essere. Adesso proviamo. Carico il peso e ritorno. Carico e ritorno. Provo a staccare. E poi ritorno. Mi posiziono, provo e ritorno. Poi va tantissimo anche in base alla giornata. Non tutti i giorni sono uguali, non tutti i giorni sentiamo il nostro corpo in modo uguale, che questo a volte può essere un pro, ma è perché quindi riusciamo a vedere i risultati, vediamo i cambiamenti. A volte può essere un contro se noi mentalmente vogliamo per forza fare una cosa, ma il nostro fisico quel giorno non c'è, quindi non demoralizzatevi. Provo a staccare e ritorno. Lo sguardo è sempre avanti, non lo sguardo così, avanti ma sempre verso il tappetino, quindi poco più avanti delle mani. Un'ultima volta. E scendo giù, appoggio i talloni, ci fermiamo un attimo in accosciata, mano in preghiera, recuperiamo. Appoggio le mani e ora stendo le gambe. E ora inspiro, sollevo le braccia, espirando, faccio un piccolo balzo e siamo assiti. Ok, ora ritorniamo un po' più avanti. I piedi sempre sono uniti, siamo sempre dai nostri 20 cm dal bordo del nostro tappetino. Inspiro, unisco le mani, intreccio le dita, unisco i palmi delle mani, piego le gambe, Utkatasana. E espiro, Parunanga, scendo giù. Inspiro, nella colonna, e espiro, balzo e Chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, e espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto. Espiro. Porto il piede destro in mezzo alle mani, estremo la punta del piede sinistro verso l'esterno. Inspiro, sollevo le braccia, guerriero 1. E ora espiro, porto le braccia di lato, guerriero 2. E
E ora inspiro, ruoto completamente tutto il corpo e rimaniamo dal fondo. Stacco le mani, affondo due. Create sempre spazio tra la coscia e il busto, mai appoggiati. E ora inspiro, sollevo le braccia, espiro, ritorno, guerriero, affondo due. E inspiro, espiro, appoggio le mani, vado in una posizione di piegamento, espiro, chaturanga, inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con un balzo, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, linea colonna, espiro, tanasana. E ora inspiro, perna all'anca, salgo su, intreccio le dita, tranne gli indici, utkatasana. E ora espiro, samasthiti. Inspiro, intreccio le dita, piego le gambe. Espiro, perna all'anca, scendo. Inspiro, linea colonna, espiro. Chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, sollevo la gamba sinistra verso l'alto. Espiro, porto il piede sinistro in mezzo alle mani, extra ruoto la punta del piede destro verso l'esterno, inspiro, sollevo le braccia, guerriero 1. E ora espiro, guerriero 2. E ora espiro, ruoto completamente tutto il corpo, rimaniamo nel fondo, e ora inspiro, affondo 2. E inspiro, sollevo. Affondo 4 e espiro, scendo. E ora inspiro, ritorno su, espiro, appoggio le mani, porto i piedi indietro, e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. Inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con un balzo porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, linea colonna, espiro, tanasana. E ora inspiro, perna all'anca, salgo su, intreccio le dita, piego le gambe. Espiro, samasthiti, inspiro, espiro, perna all'anca, scendo, inspiro, linea colonna, espiro, balzo e chaturanga, inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù, e ora inspiro, carico il peso, vado alla posizione di piegamento, espirando ritorno e stacco la mano destra dal tappetino, non sbilancio le anche, e non carico troppo, il peso deve essere ben bilanciato tra tutti e tre gli arti. E inspiro, ritorno alla posizione di piegamento, e espiro, cambio. Inspiro, espiro, ogni volta alterno il braccio. E cambio. E ora inspiro, inspiro, rimaniamo con la faccia in giù. Ora inspiro, ritorno alla posizione di piegamento. Proviamo a staccare la mano destra, portandola davanti. Mano di taglio, pollice verso l'alto. E espiro, appoggio. Inspiro, cambio. E espiro, appoggio. E ora chaturanga. Inspiro, con la faccia in su. Espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, piego le gambe con un balzo. Ci sediamo. Portiamo le gambe avanti, mani vicino ai glutei. Inspiro, espiro. E Navasana. E ora espiro, scendo, sollevo le braccia e espiro, scendo giù. Andiamo a prendere, se riuscite appoggiate il palmo della mano sulla pianta del piede o altrimenti afferrate con l'indice medio l'alluce. E ora inspiro, espiro, ritorno, inspiro, piego le gambe, proviamo a stendere entrambe le gambe, se non riuscite vi rendete conto che la vostra schiena si curva,
Piuttosto mantenete le gambe piegate. Io respiro, ritorno giù. Allora, lascio verso l'alto e espiro, scendo. Se riusciamo, proviamo a intrecciare le dita e portare i palmi delle mani dietro la punta del piede. E ora inspiro, espiro, ritorno. E adesso piega le gambe, stacchiamo i piedi a terra, ci chiudiamo e lentamente srotolo la schiena. Scendo giù, dondolo verso destra e sinistra. Afferriamo le caviglie. Posizioniamo i piedi a terra e solleviamo il bacino. Setu Bandhasana. Scendo lentamente giù e risalgo. Se non riuscite ad afferrare le caviglie, piuttosto mantenete le braccia lungo i fianchi, o altrimenti posizionate le mani sotto il bacino e spingete verso l'alto. E ritorno giù. E ora mi inspiro, mi stacco i piedi a terra, porto le ginocchia al petto e dondolo verso destra e sinistra. E ora porto le mani dietro il tratto lombare, stacchiamo il bacino da terra e andiamo in candela. E ora provo a portare giù la gamba su destra e ritorno su e cambio. Ritorno. E ora piego le gambe portando le ginocchia vicino alle orecchie. E ora lentamente srotolo la schiena, scendo giù. Afferro le ginocchia e dondolo verso destra e sinistra. E adesso stendo le gambe. Prendiamo una posizione comoda. Direi che dopo questo focus di forza ci siamo meritati il Shavasana. Portiamo le mani ai lati del corpo. I palmi delle mani sono verso l'alto. Ci concentriamo solo sul nostro respiro. Inspiro ed espiro sempre solo dal naso. Cerchiamo di aumentare sempre di più la durata di ogni inspirazione ed espirazione. Ora portiamo l'attenzione ai nostri piedi, alle dita, al collo e alla pianta del piede.
la caviglia, il polpaccio, la tibia, il ginocchio, fino ad arrivare alla coscia, il bacino. Inspiro e espiro, rilasso completamente le gambe. Ora porto l'attenzione alle mani, alle dita, al dorso e al palmo della mano, i polsi, gli avambracci, i gomiti, fino ad arrivare alle spalle. Inspiro e espiro, rilasso completamente le braccia e il busto. Ora porto l'attenzione al viso, rilasso la mandibola, le labbra, le guance, le tempie, le palpebre, le sopracciglia e la fronte. Inspiro e espiro, rilasso completamente tutti i muscoli del viso. Lentamente risveglio le dita dei piedi, le dita delle mani, risveglio le articolazioni, i polsi, le gambe, le piego, appoggio i piedi a terra, ora li stacco e porto le ginocchia al petto, risveglio la schiena dondolando verso destra e sinistra e ora lentamente porto il corpo sul lato destro o sul lato sinistro e quando me la sento, riapro gli occhi e mi siedo. Spero che questa pratica sia andata bene. Come vi ho già spiegato prima, non fatevi prendere dall'ansia se non siete riusciti a mantenere qualche postura. Non vi preoccupate, piano piano con la pratica tutto migliorerà. E soprattutto cercate di prendere le cose in modo positivo e di non criticarvi troppo perché non siete magari riusciti a fare qualcosa. Namaste.